Ciao a tutti! Come annunciato nel precedente video sui miei preferiti beauty del 2015, oggi parliamo dei miei preferiti make-up. Sicuramente un video più difficile perché se mi seguite sapete che adoro il make-up e che vario, cambio e uso tanti prodotti, tanti colori, tante tipologie di trucco. Quindi scegliere i preferiti di un anno intero non è cosa semplice. Però ho voluto essere molto rigida e molto onesta nella scelta, quindi vi parlo di quelli che per me veramente sono i prodotti non plus ultra per il, sono stati i prodotti non plus ultra per il mio 2015. Iniziamo subito perché comunque i prodotti sono tanti, cercherò di essere il più veloce possibile, comunque mettetevi comodi perché sicuramente il video sarà lungo. Allora, incominciamo, cerchiamo di procedere con un certo ordine. Primer. Non ho primer viso da mostrarvi perché è un prodotto che io non uso quotidianamente, uso per particolari esigenze in determinate occasioni, ma mi sono resa conto di averne parecchi con diverse funzioni di diverse tipologie. Quindi, siccome è un prodotto di cui poco si parla, ho intenzione di farvi un video specifico sui primer che utilizzo e sulle loro diverse funzioni per quanto riguarda il viso. Per quanto riguarda gli occhi, invece, io uso sempre, regolarmente, tutti i santi giorni un primer e non è un mistero che il mio primer preferito sia questo di Kiko, l'Eye Base Primer, quello opaco, semplicissimo, efficacissimo, funziona perfettamente e fa egregiamente il suo lavoro. Poi io uso sempre anche questo primer di Smashbox, che è il Photo Finish Hydrating Under Eye Primer. Questo è un primer per il contorno occhi, per la zona occhiaie, che fa sì che il correttore, il copriocchiaie che mettete dopo, si fissi meglio e non vada nelle rughette o comunque ci vada il più tardi possibile. Funziona benissimo, io senza questo prodotto non mi trucco. Passiamo quindi alla base. Ho selezionato un solo fondotinta alla fine e stiamo parlando dell'Infallible 24 ore matte di L'Oréal. Secondo me L'Oréal quest'anno con questo fondotinta ha fatto veramente il botto. Ho selezionato solo lui perché è il fondotinta che ho utilizzato di più durante il corso dell'anno in maniera trasversale. In tutte le stagioni, in colorazioni diverse a seconda della stagione, l'ho usato praticamente sempre. Questa, nello specifico, che sto usando ora ed è quello che indosso, è la 13 Beige Rosé, mentre in primavera barra estate ho usato la 20 Sand. È un fondotinta che mi piace tantissimo sotto tutti i punti di vista. Il finish è un semi matte che non rende piatti i lineamenti, quindi fantastico. Coprenza medio, medio alta, modulabile, stratificabile, che comunque anche stratificato resta leggero sul viso, non si nota, pur avendo queste caratteristiche mattificanti del viso, della pelle. Ha una performance fantastica a livello di durata. Lo devo tamponare con la cipria a metà giornata solo in particolari situazioni o di caldo o di cambiamenti di clima o perché faccio cose io che mi muovo molto e così via. Altrimenti arriva così come l'ho messo fino alla sera quando lo strucco. È fantastico sotto tutti i punti di vista. È un fondotinta che secondo me è ideale per le pelli da normali a miste fino alle pelli grasse. Noto comunque che in inverno, dove anch'io ho delle zone secche in viso, non mi evidenzia le pellicine, non si infila nelle rughette. È facilissimo da stendere, si sfuma molto molto facilmente, si asciuga velocemente, ma vi dà tutto il tempo di sfumarlo. È un prodotto fantastico, è la terza confezione che io acquisto, l'ho sempre trovato in offerta intorno ai 10 euro, quindi voglio dire, meglio di così non si può, secondo me. Per quanto riguarda il copriocchiaie, dopo anni e anni e anni di ricerche, ho trovato la pace con il Double Wear di Estée Lauder. Questo è il punto, il Double Wear Stay in Place Flawless Wear Concealer SPF 10. Io ce l'ho nella colorazione 02 Light Medium. È questo prodotto.
che è fenomenale. Ha in sé tutto quello che serve, una coprenza medio-alta, è un ottimo illuminante, quindi copre tutte e due le funzioni, ha una lunghissima durata, questo veramente lo trovate intatto alla sera quando lo dovete struccare, non si infila nelle pieghette, è un prodotto di alta profumeria che vale tutti i soldi che costa. Se ne usa pochissimo, non è necessario stratificare troppo, che è una cosa importante per chi come me ha un contorno occhi che inizia ad essere segnato. Non ho bisogno di mettere colori a contrasto sotto questo per coprire le occhiaie, perché è veramente perfetto, un prodotto eccezionale. Altro grande assente come prodotto in questo video è la cipria, perché quest'anno mi è successa una cosa particolare che non mi era mai successa prima. Sto utilizzando diverse ciprie, ne ho 4-5 aperte, che hanno diverse funzioni o perlomeno sul mio viso vedo dei risultati diversi. Non vi so scegliere una preferita tra queste, perché appunto le utilizzo a seconda del risultato che voglio ottenere. E quindi anche in questo caso ho deciso di farvi un video a parte per quanto riguarda le ciprie. Quindi passiamo direttamente a contouring e bronzer. Fantastico questo kit di Smashbox per il contouring. Vedrete tanti prodotti Smashbox in questo video perché io ritengo che sia una marca stupenda. È un'azienda professionale che fa trucchi professionali per professionisti. Da qualche anno è stata acquisita dal gruppo Estée Lauder, secondo me ha dei prodotti fantastici. Questo kit per il contouring mi ha accompagnato tutto l'anno e si vede. Come vedete la cialda più utilizzata è questa, questo è un illuminante color crema opaco che io utilizzo per settare il correttore sotto le occhiaie oppure anche come illuminante opaco di giorno, mi piace tantissimo l'effetto che ha. Polvere più fredda per il contouring e bronzer, sono entrambi abbastanza consumati, meno di questo semplicemente perché in estate non vado a fare il contouring con una terra fredda, ma preferisco usare un bronzer per scaldare l'incarnato e per scolpire un po', ma uso comunque sempre il bronzer. Un prodotto fenomenale veramente, che vale anche qui quello che costa. Sono polveri finissime, sottili, sfumabili, dalla scrivenza perfetta, nel senso che non fanno macchia, non sono iperscriventi, è una tipologia di prodotto che può essere utilizzata anche da chi non è espertissimo, da chi non ha una grandissima manualità. Come bronzer restiamo su Smashbox, secondo me non esiste un bronzer più bello di questo, temo che sia fuori produzione. Mi pare di aver capito da un video di Giulia Cova che sia fuori produzione. Questo è il Suntan Matte ed è fantastico. È questa polvere burrosissima, meravigliosa, dal colore fantastico perché è un colore caldo ma non troppo caldo, non troppo aranciato. All'interno anche un po' di nocciola. È meravigliosa, diventa proprio una seconda pelle sul viso, è veramente un prodotto eccezionale. Spero che Giulia si sbagli, in ogni caso io per finirlo un po' ci metterò e comunque magari intanto Smashbox produrrà qualcos'altro. Andiamo all'illuminante. Io quest'anno non ho amato particolarmente illuminanti troppo vistosi, non tanto per problemi di pori dilatati che non ne ho molti, ma proprio per una questione di gusto. In effetti io ho il Mary Luminizer che ritengo sia di The Balm, che ritengo sia l'illuminante per eccellenza, è bellissimo, però ho preferito andare su qualcosa di più discreto e la mia prima scelta è sempre stata questa di MAC, non è il Soft and Gentle ma è una Mineralized Skin Finish e questo si chiama Perfect Topping, che credo fosse un'edizione limitata. È questa cipria luminosa appunto con queste venature che dà una luce molto naturale, contiene dei micro glitter ma veramente micro che riflettono perfettamente sia la luce naturale sia la luce artificiale ed è un prodotto che veramente io adoro, lo utilizzo sempre e anche oggi ce lo indosso, è meraviglioso. Passiamo ai blush, sapete che ho la blush it, mi piacciono tantissimo, però
quest'anno ho ridotto a pochi pezzi quelli che io ritengo i blush più belli per eccellenza che possiedo. Il primo, potreste rispondere in coro, è questo di Urban Decay. Questo è l'Afterglow 8 Hour Powder Blush nella colorazione Fetish. Ve l'ho già detto più di una volta che io adoro questo blush, questo rosa antico tendente al malva ma all'interno anche un po' di marroncino, completamente opaco, anche qui è quello che indosso oggi, potrebbe essere l'unico blush presente nella mia collezione makeup perché si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di trucco, tra l'altro si adatta anche il colore, nel senso che con trucchi più freddi sembra più freddo, con trucchi più caldi sembra più caldo. È un blush eccezionale, non sa che cos'è la polverosità questo blush, anche qui ha la scrivenza giusta, quindi lo potete modulare come volete ed è sfumabilissimo, è un blush fantastico, fantastico. Un altro blush che ho usato fino a consumarlo è questo di Milani, di questa linea, quelli con la cialda con il fiore impresso sopra, come vedete l'ho consumato abbastanza. Questo è l'Urban Petals Powder Blush numero 03, è un colore bellissimo perché è questo colore, diciamo, albicocca biscotto, che secondo me sta benissimo sia in inverno che in estate con trucchi caldi o con le labbra rosse ad esempio. Ha una leggera luminosità data da pagliuzze dorate che però sul viso non si vedono come pagliuzze ma appunto danno questa leggera luminosità. Anche questo è un blush eccellente, entrambi questi due blush durano tutto il giorno sul mio viso. Non potevo poi non inserire una recente entrata nella mia collezione, questo blush, il Moon Dust Face Powder 01 Mysterious Pink di Kiko, della collezione natalizia, perché nonostante sia un blush a basso medio costo, nonostante sia uscito da poco, questo secondo me è un blush meraviglioso, assolutamente paragonabile a prodotti di altissima profumeria, ha una performance meravigliosa, un colore molto particolare perché parliamo di un rosa, rosa pesca, con tutte queste venature tra il bronzo e l'oro che danno una luminosità al viso bellissima ma discreta, e su di me ha un effetto liftante. È fantastico questo blush, non finirò mai di dirlo, non perdetevelo assolutamente. E ultimi tutti i blush The Balm. Secondo me The Balm è un'azienda che su blush e ombretti può fare scuola, ma specialmente sui blush probabilmente. Io ne ho 6, sono tutti 6 che possiedo, 3 che uso in estate e 3 che uso in questa stagione. Partiamo da quelli che uso ora. Il primo è della linea, diciamo, classica di The Balm, è Cabana Boy, ve l'ho mostrato da poco. È questo fantastico color rosa malva, però è un rosa malva acceso con una leggera satinatura argentea, è bellissimo, anche qui sfumabile, setoso, sottilissimo e a lunghissima durata, come a lunghissima durata tutti gli instendi The Balm, la loro caratteristica è proprio quella di durare per sempre. Il primo di cui vi parlo è questo, che è, come si chiama, Lounstud, che è questo bellissimo rosa antico, anche qui abbiamo una leggera presenza di malva, ma è più forte la presenza di rosa, e qui parliamo di un blush completamente matte, meraviglioso. E l'altro, che secondo me è particolarissimo e unico, non ho trovato blush di questo tipo, di questo colore, con questa performance in nessun'altra azienda, che è il Pine Stripe, che è questo è un malva deciso dal sottotono assolutamente freddo, con una buona quantità di viola. In cialda può sembrare che faccia effetto livido, ma me l'avete visto indosso e ve l'ho fatto vedere tante volte e non ha assolutamente questo effetto, e ha la particolarità di avere all'interno una satinatura dorata che rende il trucco veramente molto molto fine.
Per quanto riguarda invece quelli estivi, il più famoso in assoluto, anche questo in gamma permanente praticamente da sempre per The Balm, è l'Hot Mama, che è questo meraviglioso. È meraviglioso, questo meraviglioso color albicocca marroncino, qui la satinatura dorata è piuttosto evidente, è splendido, splendido in estate, con l'abbronzatura è fantastico. E altri due prettamente estivi sono quello che ho da più tempo, è questo, si parla di due in stain anche in questo caso, questo è il Lace. Questo è completamente matte ed è questo bellissimo rosa bubblegum, è meraviglioso, dà una bellezza e una salute al viso incredibili. E questo che invece è più recente è il Toile, e anche questo ragazzi che vedevo di... è un color corallo stupendo, cioè niente da dire, i blush di The Balm sono fenomenali. Per restare sulla base voglio mettere in questa categoria anche i prodotti per le sopracciglia. Allora, io quest'anno ho abbandonato completamente l'utilizzo delle polveri, mi trovo molto molto meglio con le matite, sia come applicazione sia per l'effetto finale. Ho utilizzato per buona parte dell'anno e continuerò ad utilizzare nella vita la Precision Eyebrow Pencil di Kiko, quella classica, temperabile, sottile, che mi piace moltissimo e ha un rapporto qualità-prezzo eccellente, ma fenomenali secondo me sono le matite per sopracciglia di Nabla, che hanno una performance da assolutamente professionale. Io ne ho due, la Venus e la Neptune. La Venus è la più chiara per quella per... ma mi sono accorta, scusatemi, mi sono accorta adesso che mi sono impolverata con i prodotti, ma vabbè, succede. Per fortuna che ho l'anteprima qui davanti. Dicevo, la Venus è quella per capelli biondi, le matite sono fatte così, qui da un lato hanno questo pettinino, tra l'altro bellissimo, fatto benissimo, e dall'altro lato sono appunto matite automatiche, retraibili, quindi vanno sia avanti che indietro, e sono sottilissime. Mi piace tantissimo la consistenza, né troppo dura né troppo morbida, il fatto che riescano a fare dei tratti iper precisi, potete andare a ridisegnare ogni singolo pelo, quindi il risultato è precisissimo ma naturale, e questa cosa mi piace tantissimo. Io le uso in combo perché rendono le sopracciglia molto tridimensionali, appunto l'utilizzo di due colori. Però vi dico che quando non ho tempo uso la Venus se voglio un risultato ancora più naturale, più leggero, la Neptune se voglio un risultato più definito e più marcato, vanno benissimo entrambe per me. Fisso il tutto con il gel per sopracciglia, il mascara in gel trasparente per sopracciglia di Kiko, che trovo veramente ottimo, ottimo, ma mi piace tantissimo anche questo prodotto di Collistar, che invece è un mascara in gel ma colorato, gel sopracciglia 3 in 1, fissa, infoltisce e definisce, perché ha anche delle fibre al suo interno. Io ce l'ho nella colorazione 02 e lo uso sia per fissare la matita, ma lo uso anche da solo. Io non ho grossi buchi o grossi problemi alle sopracciglia e quindi mi piace tantissimo anche da utilizzare da solo quando non ho tempo o quando faccio dei trucchi leggeri sugli occhi. Quando un trucco leggero sugli occhi, a me non piace avere le sopracciglia troppo disegnate, mi sembra che mi induriscano molto il volto e quindi opto per l'utilizzo di questo prodotto che mi piace tantissimo. Passiamo agli occhi e partiamo dalle palette. Allora, la palette che assolutamente potrebbe essere l'unica nella mia collezione palette, rispondete in coro, questa, la Clinique Neutral Territory 2. Ve l'ho fatta vedere in tutte le salse, in un milione di video. La palette è questa, con tutti questi colori naturali, tutti dal finish più o meno satinato. Contiene al suo interno colori freddi, colori caldi, colori intensi, colori chiari. Vi permette di fare
qualsiasi tipo di trucco, anche questa palette non conosce polverosità, gli ombretti si sfumano da soli, è piccola, compatta, ha un pennellino all'interno assolutamente valido, ottimo prodotto per viaggiare, da portarsi in giro, per fare trucchi la mattina che non creano problemi, veloci, ma anche trucchi intensi da sera e dalle alte performance, palette meravigliosa. Qualcuno di voi mi ha detto che fa fatica a trovarla, forse Clinique ha cambiato il nome di questa palette, non so. Se riesco prima di montare il video a controllare sul sito, magari ve lo scrivo sotto. Altra palette che è una conferma assolutamente e che viene addirittura dal 2014 è quest'altra palette di Smashbox. La Smashbox, ce l'ho fatta, la Cherry Smoke Photo Eyeshadow Palette, ve l'ho mostrata molto recentemente, non vi dico altro, questi sono i colori, mi piace tantissimo la scelta cromatica, che pur essendo per una palette dai toni smoky barra neutri all'interno dei colori anche molto particolari, finish variegati, il nero è nero come la notte, tutti i colori super scriventi, cialde burrosissime, anche queste si sfumano da sole, andate a vederla perché merita tantissimo. Passiamo ora alle palette che invece fanno parte del 2015 nello specifico. Noterete due grandi assenti, la Naked Basic 2 e la Naked Classica, la 1. Non perché io non le utilizzi, anzi ce le ho sempre lì a portata di mano, pronte all'uso, ma perché in realtà sono state egregiamente entrambe sostituite dalla Naked Smoky, che avete già visto in un milione di salse. Io vi ho fatto un video recensione di questa palette. Perché dico che sono state egregiamente sostituite? Perché la Naked Smoky contiene questi quattro colori, tutti neutri e tutti opachi, che per come mi trucco io, per la tipologia e le tipologie di trucco che vado a fare sui miei occhi, possono andare a sostituire tranquillamente la tipologia di trucco che faccio con la Naked Basic 2. Questi altri colori qui invece sono tutti brillantinati o shimmer, comunque molto molto brillanti e luminosi. Ci sono dei bronzi, degli oro, dei rosina, dei grigini che quindi vanno a sostituire come tipologia di trucco quello che io faccio con la Naked Classica, la 1, quella in vellutino, e posso andare comunque a bilanciare con i colori matte qui in fondo, e in più ci sono tutti questi colori per creare degli effettivi smoky. Quindi questa è una palette fantastica, se amate questa tipologia di trucco è una palette che può contenere in sé tutto quello che cercate. Il trucco di oggi l'ho fatto con questa, ovviamente quello che ho fatto oggi è uno smoky molto intenso, voi questo video lo vedrete a 2016 inoltrato, ma io in realtà sto facendo le prove look per l'ultimo dell'anno e credo proprio che mi truccherò così. Ho utilizzato questo bellissimo colore, lo smolder, che è forse il mio preferito, che è questo grigio con riflessi viola bellissimo praticamente su tutta la papera mobile. Poi sono andata a degradare con Password, questo grigio fumo opaco, e whisky mischiati insieme, questo marrone. E poi vabbè, ho usato questo colore color carne, questo sotto il sopracciglio e questo per illuminare l'angolo interno dell'occhio, insomma. Ne ho usati tanti e mi piace veramente tantissimo. Menzione d'onore assolutamente per la Cocoa Blend di Zoeva. Menzione d'onore perché questa è una palette che costa pochissimo, costa 17 euro, 17,50 e ha degli ombretti fenomenali. Li ho usati tutti e a parte l'ultimo, questo viola, che è leggermente polveroso, questi sono burrosissimi, scriventissimi, sfumabilissimi e anche qui la scelta cromatica è eccezionale, sono colori uno più bello dell'altro.
A proposito della Naked Smoky, ho dimenticato di dirvi che io ho fatto questo smoky parecchio intenso dopo aver fatto la base e non ho avuto alcun genere di fallout, quindi voglio dire, anche questo è un risultato non indifferente. Ma la più bella palette entrata in mio possesso nel 2015, e anche qui potete rispondere in coro, è questa palettina a 4 colori di Guerlain, la Ecrine 4 colori, la numero 19 di Cendre. Credo fa parte di sicuro di un'edizione limitata, non so se entrerà in gamma. Questa è una palette di un'eleganza incredibile, sono tutti top, dal sottotono rosato malva, tre opachi e un satinato, uno più bello dell'altro. Il trucco che si riesce a fare con questa palette è un trucco di una finezza, di una raffinatezza incredibile. Anche qui potete fare trucchi molto intensi come trucchi molto leggeri da giorno, ma dal risultato garantito, sia in termini di gusto sia in termini di performance. Non hanno un filo di polverosità questi ombretti, forse un pochettino questo, il più scuro, ma tutto nella norma, è tutto assolutamente gestibile. Questo colore è meraviglioso, nella piega è qualcosa di eccezionale davvero. Un tesoro questa palette, ma veramente contentissima di possederlo.